targhe alterate col nastro adesivo nel Cilento scattano le denunce. L'amministrazione comunale di Ascia, guidata dal sindaco Pietro D'Angiolillo, da sempre attenta al rispetto delle regole del vivere civile, al mantenimento di elevate standard di sicurezza urbana, con l'arrivo della stagione estiva ha predisposto serrati controlli del territorio da parte del comando di polizia municipale. Ebbene, nel fine settimana, nell'ambito di una massiccia attività di controllo guidata dal comandante Gaetano Cerasulo e da agenti sia in divisa che in borghese, sono state accertate diverse violazioni ai regolamenti comunali e all'osservanza del corretto ciclo di smaltimento dei rifiuti. Tra venerdì e sabato le sanzioni comminate relativamente all'abbandono incontrollato dei rifiuti sono state 17. Nella giornata di domenica, a seguito di un'intensa attività di polizia giudiziaria, gli appartenenti al comando hanno provveduto a deferire per contraffazione di targhe alla Procura di Vallo due soggetti di 50 e 32 anni che, al fine di eludere i controlli sia da parte degli operatori su strada sia di apparecchiature elettroniche di rilevamento delle infrazioni al codice della strada, avevano alterato i caratteri alfanumerici della targa anteriore e posteriore del proprio veicolo mediante l'utilizzo del nastro adesivo. L'attività di controllo e repressione delle condotte illecite continuerà nei prossimi giorni e interesserà anche le ore notturne.